Dove altre persone sognavano di andare a letto con le belle donne, io sognavo di mangiarle. Un nuovo video True Crime. Ragazzi, prima di iniziare questo video, se volete altri video sul genere, lasciate un mi piace, commentate e condividete questo video. Avrei voluto parlarne da tempo, ma siccome mi sono letto il libro, non l'ho comprato, ma me l'hanno prestato. Io di solito sono uno che quando ascolta canzoni deve sempre comprare il CD originale o quando legge dei libri vuole sempre comprarsi anche il libro, però in questo caso però ho preferito non farlo. La storia di cui vorrei parlarvi oggi è quella dell'assassino Issei Sagawa. Questo è un uomo che ha ucciso una donna francese mangiandosela nel 1981, quindi quasi 40 anni fa. Questo suo mangiare questa francese è stato un sogno che lui ha coronato dopo ben 32 anni. Lui per 32 anni aveva il sogno di mangiarsi una persona e finalmente ci è riuscito, anche se ha dei piccoli rimpianti di cui parleremo adesso insieme in questo video. Ma andiamo adesso a raccontare l'intera vicenda di questo uomo per capire meglio, perché lui appunto spera che se noi comprendessimo di più le ragioni dietro questa uccisione, magari smetteremo di vederlo come un mostro. Io, ragazzi, mi sono addentrato nella lettura in giapponese del suo libro, col migliore dei propositi. Tuttavia, vi farò già uno spoiler: la mia opinione su questo assassino, devo dire che non è cambiata. Ma non fatevi influenzare dalla mia opinione, ditemi voi che cosa ne pensate di tutta questa brutta, brutta, brutta faccenda. E adesso vi dirò più o meno che cosa ha detto, i passaggi fondamentali. In prima elementare, ho notato le cosce di un compagno di classe e ho pensato: sembra delizioso. Ero sempre basso e magro, con le gambe che sembravano delle matite. E lui praticamente qui incolpa in un certo modo i media occidentali per la rappresentazione mediatica di donne tipo Grace Kelly, la cui vista ha scatenato in lui, dice, fantasie cannibali. E lui, tra l'altro, è interessante come paragona queste sue, diciamo, manie di cannibalismo con qualsiasi fetish di una qualsiasi persona. Sostiene che le sue fantasie cannibalistiche siano quello che la maggior parte delle persone chiamerebbe, desiderio sessuale. Io, ragazzi, qui avrei una o due cosette da ridire, però non soffermiamoci. Dove altre persone sognavano di andare a letto con le belle donne, io sognavo di mangiarle. Tuttavia, non ho mai pensato di ucciderle. Volevo solo, virgolette, rosicchiare la loro carne. Cioè, io, ragazzi, quando leggo queste cose non mi viene neanche il voltastomaco, sto proprio male. In ogni caso, lui nel 1982, dopo aver represso comunque per 32 anni questi suoi desideri e impulsi di dover rosicchiare una ragazza, questi suoi desideri hanno avuto la meglio su di lui. Infatti, quando lui si è trasferito a Parigi, ha iniziato a studiare letteratura nell'università pubblica di ricerca. E una volta lì ha detto che le sue pulsioni cannibalistiche hanno preso il sopravvento. Andiamo a leggere esattamente quello che dice. Ha detto: quasi ogni sera portavo a casa una prostituta e poi cercavo di spararle alle spalle. Non si trattava di volerle mangiare, ma piuttosto di un'ossessione all'idea che dovevo semplicemente compiere questo rituale a qualunque costo. E alla fine trovò la sua vittima perfetta. Il suo bersaglio era questa ragazza di nome René, che era una studentessa olandese che studiava con lui. E una sera, praticamente, questo Issei l'ha invitata a casa sua. Tuttavia, quella non fu la migliore delle decisioni di andare a casa sua. Infatti, durante quell'occasione, Issei prese una pistola e le sparò alle spalle. Sagawa dice: ho pensato di chiamare un'ambulanza, ma poi mi sono ricreduto. Aspetta, non fare lo stupido. Sono 32 anni che lo sogni e ora che sta succedendo davvero ti tiri indietro? Subito dopo che l'ha uccisa, l'ha anche violentata e poi ha iniziato a tagliarla. La prima cosa che ha fatto è stato tagliarle le natiche. Mettere la sua carne in bocca è stato davvero un momento storico per me. E tra l'altro disse che il suo unico vero rimpianto è quello di non averlo mangiata quando lei era ancora viva. Infatti, qua testuali parole: quello che desideravo veramente era mangiare la sua carne viva. Nessuno mi crede, ma la verità è che tutto quello che volevo fare era mangiarla e non necessariamente ucciderla.
Beh, se le spari, vabbè. Lui dice praticamente che questa sua perversione, diciamo, di voler mangiare, questa sua ossessione di voler mangiare comunque delle ragazze, è qualcosa che non è possibile spiegare concettualmente. Per esempio, se un uomo normale avesse un debole per una ragazza, sentirebbe naturalmente il desiderio di vederla più spesso possibile, di stare vicino a lei, di annusarla, di baciarla, giusto? Per me mangiare è un'estensione di questo. Francamente non riesco a capire perché non tutti sentano la voglia di mangiare o di consumare altre persone. A me sembrano dei discorsi assurdi, però vorrei capire se ci fosse qualcuno di voi che magari ha anch'esso questi, diciamo, impulsi di voler mangiare qualcuno. Fatemelo sapere nei commenti. Ma anche no. E dopo che l'ha uccisa, praticamente 2 giorni dopo, ha messo quello che poteva nel freezer surgelandolo. L'altro po' se l'ha mangiato e gli avanzi, tipo le ossa, la testa e altre parti, le ha messe in 2 valigie, ha chiamato un taxi e si è recato in questo parco in cui c'era anche un laghetto appartato dove lui aveva praticamente pensato di abbandonare lì le valigie e dileguarsi senza lasciare traccia. Che piano geniale, devo dire. Il problema è che quando lui è andato in questo parco, dalle valigie uscivano delle gocce di sangue. Quindi la gente si è insospettita, ha chiamato la polizia che è stato arrestato proprio lì. Ma la sua risposta fu semplicemente: l'ho uccisa per mangiare la sua carne. E si è aspettato il suo processo per 2 anni in una prigione francese. E quando finalmente fu il momento di processarlo, tuttavia il giudice lo dichiarò legalmente pazzo e incapace di sostenere un processo, facendo cadere le accuse e ordinando che fosse trattenuto a tempo indeterminato in un istituto psichiatrico. Lo deportarono poi in Giappone, dove avrebbe trascorso il resto dei suoi giorni in un ospedale psichiatrico. Tuttavia, così non fece. Perché dal momento che le accuse in Francia erano state ritirate, i documenti del tribunale erano stati sigillati e non potevano essere rilasciate le autorità giapponesi. Madonna, la burocrazia ogni tanto. Pertanto, comunque, i giapponesi non avevano alcuna causa contro Issei e non hanno avuto altra scelta se non quella di liberarlo. Nel 1986 si è fatto dimettere dall'istituto psichiatrico e da allora è libero. Quindi voi capite come lui nell'81 ha ucciso una ragazza e nell'86 era già libero e adesso sono 25 anni che lui è libero. È apparso tra l'altro in tanti programmi televisivi, anche alcuni erano comici, ma la televisione degli anni 90 era un po' assurda in Giappone. E anche ha scritto vari libri, cioè veramente una cosa atroce. Non lo so, io non riesco proprio a capacitarmi di tutto questo. Oggi Issei cammina per le strade di Tokyo dove è libero di fare ciò che vuole. Il pensiero però secondo me è più terrificante è il fatto che comunque la minaccia di un possibile ergastolo non abbia comunque, diciamo, soppresso questi suoi impulsi. Lui infatti dice: il desiderio di mangiare le persone diventa così intenso intorno a giugno, quando le donne iniziano a indossare vestiti più corti e a mostrare più pelle. Oggi ho visto una ragazza con un bel sedere sulla strada della stazione ferroviaria. Quando vedo cose del genere, penso al desiderio di mangiare di nuovo qualcuno prima di morire. Quello che voglio dire è che non posso sopportare il pensiero di lasciare questa vita senza aver mai assaggiato quel sederino che ho visto stamattina, o le sue cosce. Voglio mangiare la loro carne mentre sono vive, per poter essere soddisfatto almeno quando morirò. E tra l'altro la cosa assurda è che ti dice anche come ha pianificato di compiere questa sua nuova missione. La cosa più terribile secondo me è anche che ti spiega come avrebbe pensato di mangiare questa sua nuova ipotetica vittima. E secondo lui il modo migliore per assaporare la carne umana sarebbe con la cucina sukiyaki oppure con lo shabu shabu. Se volete ragazzi ho fatto un video in cui vado a mangiare shabu shabu, ve lo lascio qui, potete andarvelo a vedere. Tra l'altro la cosa interessante è che questo uomo ha anche una dote artistica, nel senso lui comunque ha pubblicato anche un libro chiamato Extremely Intimate Fantasy of Beautiful Girls, in cui è pieno di immagini disegnate da lui stesso o da altri artisti famosi che lui ammira. Vabbè, vi lascio con questa sua quote finale che dice: spero che la gente che leggerà questo suo libro, almeno penserà a lui non più come un mostro. Io ragazzi sfido chiunque a leggere questo libro e a non pensare a lui come un mostro, però ragazzi questa è la mia modestissima e inutile opinione. Ragazzi, questo era il video di oggi, se volete altri video crime, mi raccomando fatemelo sapere, noi ci vediamo al prossimo video, ciao e state attenti.